fare niente a fare. Prima lui, aspetta. Vieni, vieni, Cropanese! State in fila, stai in fila, stai in fila. Avanti pure, Franco Meghini. Avanti pure, ragazzi, avanti, avanti. Bravi così, avanti. Avanti, avanti! Vai pure avanti, vai pure avanti! Bravi, avanti! Vai pure avanti, vai, vai! Ragazzi, avanti, avanti, avanti pure, avanti. State in fila, ragazzi, state in fila, bravi. State in fila! State in fila! State in fila! State in fila, eh! State in fila, ragazzi! Grandi colline, guarda la fisica, vieni, vai pure avanti! No! Vieni più avanti! Vai pure avanti, Avanti ragazzi, avanti! Siamo in fila ragazzi! Avanti, avanti in fila! Avanti in fila! State in fila, avanti, avanti pure!
avanti, avanti! 40. No, ferma, ferma. Prima. Siamo in fila, eh? Siamo in fila, eh? Aspetta Gabriele, aspetta prima lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo con i colori femminili. Avanti, avanti, avanti. In fila. Fila, fila, vieni a... avanti, avanti ragazzi. Ferma, rallenta. Anche la fa! Avanti, eh? Vieni avanti. Avanti in fila. Ciao, ciao, ciao. Avanti pure. Vai avanti. Ma, andate in fila, eh? Consiglio d'oggi fino a ottobre inoltrato un po' di margherina, un fatto di efficienza, per analizzare la fantasia per fare, va data nelle parti di suffizio dell'anno della maglia, ecco, perché dovete servire con tutti i campinati. Anche perché quelli che si propongono per l'Eremo saranno con l'Italico, ci si andrà in Italia, però per Guglietti. Vatti pure, avanti in fila, avanti. Avanti. Prima lui. Dai, grande che prendi salame. Tu hai detto che lo prendevi. Avanti in fila, ragazzi. Prima lui. Avanti in fila, eh? E la serie
avanti, state in fila. Avanti, avanti, avanti. State in fila, avanti, avanti pure ragazzi. Intanto saremo sulla squadra femminile, squadra Elisa Tannoni, siamo a quella di Sagliano, sarà bene, sono perché siamo anche la di Sagliano, che bella di loro, sta a volere di Sagliano, la mano di Sagliano, la squadra di Sport, che è una volta, e Anna Cattelice, che è organizzata di Sagliano, la squadra Andrea, di Sagliano, Chiara, avanti in fila, no, sto prima. Avanti, avanti, avanti ragazzi. Vincitore oggi della 21 km di Fabrico, domandiamo com'è andata oggi la gara e com'è il percorso. Il percorso è stato scorrevole, anche se c'è un po' di vento, però la temperatura era ideale per fare un personale, quello che ho fatto, quindi sono rimasto contentissimo. Perché oggi hai fatto il tuo personale? Sì, ho fatto 1:14:51, ho passato di 20 secondi personale. Volevo fare un po' meglio, però sono rimasto da solo e ho tirato davanti da solo per 13 km, quindi va bene così. In mancanza dei marocchini stranieri? Stranieri diciamo che... Beh vabbè, c'avevi il secondo, l'olandese lì, sì, però non ti ha impensierito? No, abbiamo corso insieme fino a ottavo, però... Cioè, sapevo che c'era qualcosina in più rispetto a lui, però ancora lui è giovane, quindi tempo ce l'ha ancora lui. E Robert, sappiamo che sei inglese di nascita, ma da quanti anni sei in Italia? Io sono in Italia da 97, da Reggio Emilia, da 2 anni ormai, e lavoro a Bibiano. Prima eri nelle Marche, mi sembra? Sì, lavoravo a Senigallia, e 15 anni ero lì. Ma correvi anche in Inghilterra? Sì, sì. No. Io correvo da 2004, correvo per Atletica Senigallia e dopo quando mi sono trasferito qua corro per Podistica Taleto. Ma in Inghilterra proprio non facevi gare? Non... No, io in Inghilterra giocavo al calcio, cioè correvo ogni tanto, però giocavo soltanto al calcio, quindi sono 10 anni che corro più o meno. E i tuoi obiettivi per quest'anno, visto il tuo abbastanza... ben inizio del 2016, quali sono? Adesso ho fatto personale su 10 km, 5 km e anche la mezza. Adesso
ho sempre il pensiero di passare il tempo sulla maratona, e quella forse sarà il mio obiettivo. Che fosse a Reggio Emilia o? A Reggio Emilia non lo so, perché già sono 4-5 volte che la faccio, vorrei fare magari Firenze, perché mi sembra un percorso un po' più scorrevole, un po'. Anche se a Reggio è organizzato benissimo, non ho fatto mai una maratona che è organizzata bene come a Reggio. Diciamo, a Firenze mi, diciamo mi, che a Reggio non ti porta fortuna. Io ho fatto a Reggio, ho fatto 4 volte, ho fatto il 47 e 251, 252, quindi mi porta fortuna, però vorrei riprovare un altro percorso. Ma cosa pensi di valere in maratona? Cosa pensi di valere? Questa è una bella domanda. Io vorrei scendere sotto 2:40, però so che è difficile. Ho un personale 2:44 ancora, però visto che sto andando abbastanza bene quest'anno, potrebbe essere il momento giusto.